Salve care carissime, come state? Spero bene, benvenuti nel mio canale. Io sono Zaira e i suoi tarocchi. Cosa facciamo? Facciamo il mio nuovo video che è il seguente. Notizie per voi. Cosa vi arriva inaspettatamente? Quindi con queste mie meravigliose carte ho scelto per voi i Circus Cosmis Tarot. Faremo la stesa. E con gli oracoli della divinazione, l'oracolo risponde, andremo a vedere la vostra energia in questo momento. Quindi al momento di questa domanda andremo a vedere che energia avete voi in questo momento. Quindi notizie per voi, cosa vi arriva inaspettatamente? Ragazze, vi prego, concentratevi, ragazze e ragazzi. Concentratevi assolutamente su voi stessi e vediamo cosa vi deve arrivare inaspettatamente, che insomma una notizia, qualcosa di bello che aspettate oppure anche qualcosa che appunto inaspettatamente non vi aspettate, proprio una cosa totalmente nuova. Allora, sapete che è un interattivo collettivo, quindi sempre tranquillità e molta, diciamo, come dire, pacatezza nei responsi. Poi per chiunque è interessato ad approfondire qualsiasi argomento con un consulto personale e vuole farlo con me, troverete tutti gli step necessari per mettervi in contatto con i miei appunto vari contatti. Allora, qual è l'energia vostra in questo momento? Andiamo a vedere la vostra energia al momento. Abbiamo qui l'energia della pace, quindi è un'energia meravigliosa. Vedete, al fondo mazzo abbiamo la carta caos e contrasto. Quindi voi dopo un momento appunto di situazioni conflittuali con qualcuno, oppure proprio una situazione vostra personale nell'ambito del lavoro, degli affetti, della famiglia, come dire, la pace dopo la tempesta, perché questa rappresenta la tempesta, questo caos e contrasto. Quindi voi avete raggiunto finalmente la vostra pace, quindi avete lasciato alle spalle qualcosa che vi creava appunto la tempesta interiore. Quindi questa carta ci dice che siete liberi da qualsiasi attaccamento, che appunto c'è serenità nel vostro cammino, c'è serenità. Vedete come, guardate, mi viene anche molto, devo dire, diciamo, circostanza casuale, che tanto casuale non è. Siamo nel periodo di Pasqua, quindi qua vedete questo senso di pace è rappresentato proprio dall'uovo e dalla colomba. Quindi qua c'è proprio una vera e propria resurrezione, ci sarà un cuore appagato, un'anima soddisfatta e finalmente con serenità, liberi dall'attaccamento, potrete vivere da adesso in poi armonia nei rapporti con un vero e proprio benessere, così come vanno vissuti questi i rapporti, no? Quindi abbiamo proprio questa colomba che ci porta a questo ulivo della pace, no? Questo simbolo, e poi abbiamo, vedete, questo uovo che è molto sincronico, molto, diciamo, come dire, si incrocia moltissimo con il periodo di Pasqua. Quindi è anche un augurio di questa notizia per voi inaspettata, che probabilmente vi arriverà prestissimo, perché siamo proprio alle porte della Santa Pasqua. Allora, quindi questa già è una carta che a noi ci piace particolarmente. Abbiamo anche il numero 23 che può riguardarvi, oppure il 2, oppure il 3, oppure il 32, o altrimenti il numero 5. Tutti numeri molto simbolici che comunque potrebbero interessarvi in qualche modo. Allora, quindi notizie per voi, cosa vi arriva inaspettatamente? No, vabbè, ragazze, guardate qua. Si è tirata, proprio è caduta una carta ed è la carta delle stelle.
Quindi qua veramente vi arriveranno notizie favolose, favolose. Proprio vedete come poi, sapete che quando cade una stella, no? La stella cadente si esprime un desiderio. Questa carta vi simboleggia che qualsiasi cosa voi desiderate in questo momento si avvererà. Bellissimo, ragazze, veramente sono qua emozionato, ho i brividi. Allora, quindi notizie per voi, cosa vi arriva inaspettatamente? Quindi qui abbiamo avuto già da queste due carte assolutamente la certezza che vi deve arrivare qualche notizia bellissima. Vediamo di che genere di notizia appunto vi deve arrivare. Cosa vi deve arrivare nello specifico? Quindi cos'è questa notizia inaspettata che vi deve arrivare nello specifico? Vediamo ancora. Oh, qua è caduta una carta. Allora, qui abbiamo la temperanza. Quindi ancora continuano le carte a dirci, ad informarci del grado di quasi di grazia che state vivendo in questo momento. È noto che la temperanza è una carta di appunto stemperare gli animi, di avere un equilibrio, avere un controllo delle situazioni, una guarigione, anche riavvedersi di situazioni e prendere la giusta, diciamo, come dire, visione delle cose. Quindi qua c'è in gioco i sentimenti, ci sono in gioco le vostre emozioni, quindi qua voi proprio siete veramente collegati. Guardate, qui in questa carta in particolare, questa donna fa un esercizio, vedete, dove si collega a livello simbolico con il basso verso l'alto. Ha una mano che tocca appunto il basso e una mano che si alza verso l'alto, e questa donna sta facendo una sorta di ginnastica. Quindi voi in questo momento avete proprio una veramente soddisfacente forma mentale, emozionale e fisica. Forse state facendo delle cure, non so, vi siete iscritte in palestra, oppure state facendo una dieta, o vi siete rigenerate, insomma, state facendo delle cure di bellezza. Comunque siete in piena forma. Quindi siete anche ben predisposte fisicamente, mentalmente, emozionalmente a questo, diciamo, a questa cosa che vi deve arrivare. Allora, vedete, qui abbiamo il 6 di pentacoli. Quindi questa carta ci parla comunque di un inizio di piccoli doni, probabilmente qualcuno incomincerà a riconoscere le vostre dote, i vostri meriti. In questo caso abbiamo qui una coppia di musicisti da strada e una persona lì nota, vedete? Una persona che sembra importante, c'ha la mano in tasca, c'ha questo portamento un po' così da persona importante e lancia alcune monetine. Vediamo quante sono le monetine. 2, 3, 4, 5, 6. Appunto sono le 6 monetine del 6 di denari. Quindi in maniera, diciamo, già come dire, discreta, già nella vostra vita c'è stato un miglioramento. Quindi al 6 di denari qua bisogna arrivare al 10. Quindi vediamo ancora notizie per voi, cosa vi arriva inaspettatamente. Vediamo se escono altre carte da sole, se no andremo a pescarle noi come faccio di consueto. È uscita, ah, ragazze, ecco qua la carta del ritorno. Quindi probabilmente, allora, la carta del ritorno, sapete, è sempre, diciamo così, legata ai sentimenti, no? Alla riappacificazione, al chiarimento, all'incontro e appunto il ritorno di una persona cara del nostro passato. Ma non solo, ma non solo. Qui vedete c'è una donna che fa un comizio, no? Una donna che sembrerebbe una donna di legge, una donna che sa quel che vuole, vedete, lo ribadisce. Quindi questo potrebbe essere legato o effettivamente al ritorno,
con piccoli passi di una persona che voi avete nel vostro cuore, che aspettate veramente con ansia, vedete, aspettate con tranquillità, con ansia, più che ansia, con grande speranza di riuscita, e questo ritorno ci sarà a piccoli passi. Oppure potrebbe anche, qua è uscita un'altra carta, la prendiamo, potrebbe anche, perché no, indicare che voi con questa carta avete finalmente la vostra vita in mano, sapete ciò che volete e lo ribadite al mondo intero, e quindi è come se avete una consapevolezza del vostro successo, come se siete arrivati alla conclusione che voi potete ottenere qualsiasi cosa. E devo dire che il 3 di bastoni che appunto sussegue questa carta ci fa capire che voi state guardando avanti, quindi vi dico con tranquillità che per alcuni, per proprio quelle, allora, se il ritorno che aspettate è un ritorno sano, non avete a che fare con persone tossiche, allora questo, perché qua la notizia è speciale, è bella, non è tossica, è qualcosa di bello proprio che vi darà pace e serenità. Quindi se voi avete a che fare con una persona tossica, allora non è per voi questo ritorno, e probabilmente per voi è la rinascita, perché questa carta ci parla di una resurrezione, no? Sì, sono i morti che rinascono, che ri rivivono nuovamente, quindi le cose morte che rivivono. Quindi potrebbe essere una rinascita e voi vi state guardando avanti, perché il 3 di bastoni è una persona che va avanti, vedete, c'ha un cannocchiale, va alla scoperta di nuove situazioni. Quindi, ed è questo. Se invece voi avete nella vostra vita veramente un ritorno bello, qualcuno che veramente diciamo aspettate, che magari non è perché vi siete lasciati per altri motivi e non per motivi tossici di tradimenti e cose varie, allora potrebbe anche essere questo l'avvenimento inaspettato. Qui abbiamo anche uscito un 9 di spade, quindi qua sicuramente in questa fase il 9 di spade ci parla di grandi crisi interiori che voi avete avuto a causa, con questo 4 di coppe, di qualcosa che non vi andava bene. Vedete, qua voi non volevate ciò che vi veniva offerto, o forse potrebbe essere anche che questa persona, di cui magari stiamo così delineando un po' la cosa, potrebbe aver avuto delle situazioni con voi che voi insomma non mal sopportavate, tant'è che qua c'è stato qualcuno che ha alzato le difese con il 9 di bastoni. Abbiamo due 9, 9 di spade e 9 di bastoni, quindi qua c'è stata una situazione vostra che vi ha portato a soffrire tanto a causa di qualcosa che non veniva accettato, e dove poi qualcuno o qualcosa ha messo su delle barriere, insomma si è un po' autodifeso o autodifesa, e qui è come se avete fatto in modo di non essere più presa da queste negatività, e quindi io posso pensare che voi vi siete magari allontanate per salvaguardare un po' il vostro benessere. Però qua ancora, vedete, le carte ci danno l'esito positivo, perché esce ancora la giustizia. Quindi la giustizia, qui voi in una disputa avrete giustizia. Probabilmente, vedete, qua ci sono due persone che se la contendono di qualcosa, e però cioè, siete davanti a un giudice, davanti a un'equità, e quindi qua ci sarà, vedete, guarda caso, la carta del giudizio è sotto la carta della giustizia. Quindi qua la notizia inaspettata che arriva per voi è sicuramente anche ristabilirsi di un qualcosa che può anche avere a che fare con situazioni legali, non so, una causa, un qualcosa che avete con qualcuno, e vi sarà resa giustizia. Quindi in qualsiasi situazione voi vi andate diciamo, siete insomma, siete in mezzo, verrà risolta. Quindi
adesso spunta anche l'otto di pentacoli che ci conferma la piena realizzazione. Ok, allora adesso veramente qui abbiamo avuto una spiegazione molto diciamo dettagliata. Ecco qua, esce anche un 3 di spade, quindi qua ci confermano una fine di un qualcosa. Per cui in questa carta ci ribadisce che la notizia per voi che arriva inaspettatamente potrebbe essere assolutamente, ecco qua la carta della ruota, potrebbe essere il ritorno, la riappacificazione di questa persona che voi probabilmente, nonostante ci sono state delle situazioni che non sono state ovviamente belle, perché se due persone poi decidono di lasciarsi qualcosa non va nel verso giusto, ma qui succede proprio l'inaspettato, succede un qualcosa che vi porta a riappacificarvi. E infatti qua ci sarà proprio l'incontro, la gioia, il festeggiamento, il 3 di coppe. Quindi qua ci sarà proprio, come dire, l'incontro, e sarà un incontro assolutamente piacevole, un incontro che vi porterà probabilmente a stare insieme, anche perché no, fisicamente. Potrebbe anche essere che nel momento in cui vi parlate e vi incontrate, potete anche fare l'amore, perché no? Vediamo ancora questa notizia inaspettata. Che altro ci potete dire su questa notizia inaspettata? Eh sì, qua ragazze, vedete, qua abbiamo, vediamo il 4, qua abbiamo la rappacificazione. Eh sì, proprio così ragazze. Qui c'è la rappacificazione, vedete, qui abbiamo a che fare con una regina di bastoni, quindi segno di fuoco. Sagittario, Leone, Ariete, per cui qua abbiamo, vabbè, tanti segni. Abbiamo anche i segni di aria, quindi Bilancia, Gemelli, Acquario, e abbiamo i segni di acqua. Insomma, ci sono un po' tutti e quattro gli elementi, però in particolare fuoco, terra e acqua, e fuoco, terra e aria. Quindi Toro, Vergine, Capricorno, Bilancia, Gemelli, Acquario. E insomma, qui ragazze, con i quattro di bastoni c'è proprio la rappacificazione. Vedete? Ecco qua. Perché voi siete una coppia karmica, anime gemelle. Quindi la notizia per voi che vi arriva inaspettatamente è questo, che voi vi riappacificate con una persona con cui per sorte avversa ci sono state delle problematiche, dove avete sofferto tutti e due di questa lontananza, dove ci saranno, adesso in questo momento c'è un senso di pace, finalmente un'armonia serena, c'è appunto le stelle, è proprio la notizia inaspettata, è proprio quel miracolo che viene dal cielo. Per cui io qua vedo questa stesa che ci parla prevalentemente di un ritorno d'amore. Per alcuni ci potrebbe essere anche un nuovo incontro, perché no, dopo un momento di dispiacere relativo a una situazione del passato, voi vi siete rigenerata e qua finalmente ci sarà un incontro bello. Però per la maggior parte è un ritorno di una persona del passato. Però attenzione ragazze, se questo ritorno, questa persona del vostro passato è una persona tossica, negativa per voi, non è questo il vostro ritorno. Qua c'è un ritorno di due persone che per sorte avversa si sono allontanate, ma si sono sempre amate, si sono sempre cercate. C'è una notizia, è come un miracolo che avviene. Quindi se voi avete un rapporto tossico con una persona e l'avete lasciato, non è questa la vostra stessa. Magari la vostra variante sarà quella di conoscere dopo una situazione critica una persona nuova. Perché il ritorno di questa stessa è un ritorno di una persona sana, non di una persona tossica. Di una persona
che per situazioni avverse vi siete dovute allontanare, ma ha sempre covato il fuoco dell'amore, per cui succede il miracolo. La giustizia, vedete, l'universo vi rende giustizia e appiana tutto. E allora, se voi avete una persona così, questa è la vostra situazione. Se avete un amore tossico, siccome queste carte ci ricongiungono anche a un nuovo incontro, perché sapete, una carta significa tante cose, quindi qua ci sono anche tre di bastoni, la rinascita, la giustizia dopo un momento di cattività, come posso dire, l'incontro con un'anima gemella, insomma, l'incontro sperato di un nuovo amore. Ci sono anche per un nuovo incontro tutti gli elementi giusti, per cui è a doppia mandata. Quindi se voi non avete nessuno alle spalle, o avete una situazione tossica che non corrisponde a una situazione bella, allora la vostra variante è quella del nuovo incontro. Se invece avete una persona del passato che per situazioni avverse vi siete lasciati, adesso lì la notizia inaspettata è che vi ricongiungete in maniera fantastica e finalmente vivrete la vostra storia d'amore. Ragazze, questo è tutto. Io vi ringrazio di essere stati con me. Vi do appuntamento agli altri miei interattivi. Un abbraccio di luce a tutte quante voi. Ciao!